Salve a tutti, buongiorno da Lello Traisci, ci troviamo nella Teca Castellana, luogo che io ho voluto creare per divulgare e per portare avanti il discorso della cultura popolare. Ci troviamo vicino a un grande falò, un bel camino, perché? Perché oggi 17 gennaio è la ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Per noi che siamo cultori della musica popolare sarebbe il nostro calendario. Difatti dice detto che o comincia Sant'Antonio tutto l'anno passa buono. Beh, allora, come dire, i riti purificatori del fuoco risalgono dalla notte dei tempi, perché noi vediamo con Prometeo, divinità greca, che già c'è la leggenda che andò a rubare il fuoco agli dei per poterlo dare agli uomini. Quindi già vediamo che c'è una sorta di deo buono che si preoccupa degli uomini, quindi gli vuole portare questo fuoco. Perché? Perché col fuoco si potevano forgiare le armi, gli attrezzi per lavorare la terra, l'agricoltura e tutte queste cose qua. Poi vediamo che ci sta anche un culto ancora più antico, indoeuropeo, la divinità Agnis. Divinità Agnis, che altro non era che una divinità naturalistica, cioè quando appartiene più forse ai Celti, no? Che veneravano gli alberi, la natura, queste cose qua. Fino ad arrivare poi a Virgilio con l'Eneide, quando parla che Enea ruba il fuoco dagli dei per portarlo a Estia, no? La torcia sacra. Per poi arrivare all'antica Roma con la dea Vesta, difatti i riti delle Vestali, che erano queste fanciulle vergini che si occupavano di mantenere viva la fiaccola della purificazione, e non si è mai si spegneva, pagavano con la loro vita stessa. E tutto questo avvenne fine al 300 d.C., quando con Teodosio e con l'editto di Tessalonica vennero, diciamo, cancellate, deturpate tutte le culture pre-cristiane, perché si doveva fare posto poi al cristianesimo. Che è successo però? Noi comunque abbiamo inconsapevolmente saputo mantenere le ritualità. Tanto è vero, ancora oggi nel 2024 vediamo che stasera, 17 gennaio, invece di usare questi nomi, Prometeo, eccetera, eccetera, si festeggia Sant'Antonio. Abbiamo messo il santo cristiano e tutto. Però vediamo a Nusco, a Solofra, a Saviano, in Dobore Sant'Antonio a Napoli, a Portico di Caserta, per finire, concludiamo con Macerata Campania, ma ci sono ancora tante altre città e paesi che fanno questa ritualità do Cippe Sant'Antonio, oppure del cosiddetto Fucarona, che festeggiano con la stessa ritualità di milioni e milioni di anni fa, festeggiano questo inizio d'anno, perché adesso muore il periodo buio, la natura tende a risvegliarsi piano piano ed andremo poi verso la primavera. Quindi a gennaio, febbraio, ci incamminiamo, la natura da sotto incomincia a svegliarsi, a portare i suoi germogli. Ed erano queste le ritualità, erano ritualità semplici. Quindi il fuoco che porta calore, che porta luce, che porta ma anche aggregazione, perché noi vedremo stasera, attorno a Falò, si incontreranno anche persone che magari vengono da parte e fanno amicizia, socializzano e tutto. Quindi viva i fuochi sacrificali, viva la vera cultura, e ricordatevi che solo conoscendo veramente da dove noi veniamo potremo avere un futuro roseo. Del nostro Sant'Antonio è stato mediatore, perché la Chiesa ha fatto un grande compromesso, perché tu con le tradizioni popolari la Chiesa hai voluto sempre la sua India. Perché Sant'Antonio è sapiccio fuga ed è protettore degli animali? Sant'Antonio, Sant'Antonio, sai che tu vieni Vieni che dalle dal sue giorno parti, che il fuoco è il simbolo di luce, di purificazione e tante belle cose. Ma la Chiesa ha fatto un grande compromesso con la cultura popolare. Le tradizioni pagane e le tradizioni popolari sono tutte apotropaiche, sono una metafora tra la vita e la morte. Siamo dei totem viaggianti, come da già dicere. Eh Siamo sì. i guru che parlano a madre natura e noi dobbiamo essere onorati.
E la Chiesa a volte ci ostacola, però noi abbiamo vinciuto, perché poi ci chiamano a noi a fare funzionare ad amore e cosa. E io dico, sai come li paragono? Li paragono, padre, facci. Non vi scordate che Davide, il pastorello, Davide che le da, sconfisse il Golia, suonava il tamburello, suonava la tamburella, perché era un pastore. Questo fa parte della cultura pastorale. E tu che se l'avessi a sapere? Perché tu, il pagano, ce l'hai dentro l'anima tua, ma non ce l'hai perché non credi nella legge naturale. Davide, il pastorello, suonava il tamburello, capito? Ha fatto murare il perché su queste lodi suonerai, su questo tamburo suonerai le melodie, disse il Signore. Però lo disse prima Dioniso, quando partorì, quando dalla coscia di Zeus, e lo disse ai suoi baccanali, ai suoi baccanti, ai suoi. E viva la tradizione, e viva noi, sempre. E tutte quelle che ne consegue. Sì. Viva Sant'Anduona, e ti ho detto che se Sant'Anduona, Anduona, si piange, si ride perché è il carnevale, il fuoco della purificazione, il segno della luce, perché l'oscuro inverno se ne va e poi entra subito il carnevale, cioè, è la festa della luce.